il Ministro della Giustizia, come già nella precedente seduta, la pubblicità dei lavori sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico e la trasmissione in diretta sulla web TV. L'ordine del giorno reca seguito delle comunicazioni del Ministro della Giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero. Ricordate che già alcuni commissari sono intervenuti con domande. Solo così per memoria, si tratta del senatore Scarpinato. Ecco, al senatore Scarpinato, tra l'altro, è già stata fatta la replica da parte del Ministro. Poi sono intervenuti per domande i senatori Scalfarotto, Zanettin, Bazoli e Potenti. E ancora il ministro deve rispondere a queste domande. Oggi sono iscritti a parlare per eventuali interventi e senatori, i senatori, interventi e domande, i senatori Stefani, Rossomando, Rastrelli, Verini, Arapani. Do la parola alla senatrice Stefani, successivamente la darò agli altri senatori, in modo tale poi da permettere al ministro di fare un intervento di risposta complessiva sia ai commissari che hanno posto domande nel corso della scorsa seduta, sia in questa. Senatrice Stefani. Prego. Rastrelli e Rappari sono in ritardo con i treni. Ma che tipo di ritardo hanno? Rastrelli era al treno in ritardo di un'ora, per cui è arrivato alle 10:30. Va bene, allora non ci sono Rappari problemi. sono Ma Trapani chi è? Chi è? Va bene, magari intanto andiamo Aggiorniamo avanti, ci aggiorniamo. Senatrice Stefani, prego. Sì, la ringrazio Presidente e ringrazio ancora il signor Ministro, lo ringrazio per una relazione coraggiosa e determinata. E sono 10 anni che frequento la Commissione Giustizia, credo non aver mai sentito, non abbiamo mai avuto l'occasione di sentire delle linee programmatiche. Così anche di visione. In particolare, buongiorno sottosegretario, un particolare pregio, poi posso anche dirlo per aver inserito anche fra i primi punti una riflessione proprio sulla parte civile della giustizia. Ovviamente il penale, la procedura penale interessano molto più anche i media, più scenografica, però ricordiamo sempre che, come ha detto infatti giustamente il signor Ministro, e per rendere anche attrattivo per gli investimenti anche stranieri il nostro paese occorre anche rendere un sistema di giustizia efficiente. E l'efficientamento passa anche attraverso, più che non delle modifiche del rito, forse di più veramente un efficientamento degli uffici giudiziari. Infatti è veramente di grande apprezzamento quella parte sulla quale si è soffermato anche il Ministro. Per cui il presidente stesso del tribunale, più che essere un eccelso giurista, forse è meglio che sia un ottimo dirigente. E una riforma della giustizia non può passare, non può esserci una riforma della giustizia a costo zero. Una riforma della giustizia passa attraverso anche stanziamenti di risorse e strutture. E possiamo anche cambiare i termini per il deposito delle comparse, però alla fine, se non abbiamo tribunali, non abbiamo cancelliere, non abbiamo gli assistenti, si fa fatica sicuramente a smaltire l'arretrato o comunque dare delle risposte anche di giustizia in tempo celere. È difficile aggiungere qualcosa alla relazione del Ministro. Vi sono però più che altro delle riflessioni sulle quali forse ci dovremmo anche noi stessi soffermare. Un po' per l'incarico che ha avuto nell'ultima legislatura. Forse ho visto anche forse certi settori che necessitano forse di un'attenzione. Il tema della volontaria giurisdizione dei tribunali, intanto che vi sia una digitalizzazione completa, forse anche una riflessione sul ruolo dell'amministratore di sostegno. E già avevamo cominciato, ricordo, come Ufficio per le Disabilità, insieme con il Ministero della Giustizia. Proprio questo ultimo mandato, avevamo approntato una commissione per una riforma di meccanismi della tutela degli incapaci. È un recepimento anche di una direttiva europea. Però
tema abbastanza delicato, però occorre capire bene qual è il ruolo dell'amministratore di sostegno affinché non se ne abusi, ma e affinché sia una vera tutela. Poi ci sono delle tematiche un po' particolari e diverse. Per esempio, ripeto, sempre da ministro delle disabilità, ricordo come ci siano delle norme che fanno ancora riferimento, che fanno fortemente riferimento al trust. Il meccanismo del dopo di noi, nel caso in cui le persone con disabilità non abbiano più il supporto della famiglia, il meccanismo del dopo di noi passa attraverso il trust. Il trust che non è per certe volte, per molte volte forse anche più, è sconosciuto anche agli stessi avvocati. Dovremmo forse un po' guardare bene a questa disciplina di tutti gli affidamenti fiduciari, o magari di aprire comunque una riflessione sul punto. Vi sono poi delle altre tematiche che forse non riguardano solo la Commissione Giustizia, ma vanno anche nella Commissione Prima. La legge cosiddetta Severino è una legge che ha delle sanzioni automatiche, ha avuto dei profili magari anche di criticità. Non so se forse possa essere questa anche un'occasione per anche qui di aprire una riflessione. E importante, l'ha detto anche il Ministro, importante anche il riconoscimento del ruolo dell'avvocatura e la dignità della professione. Dignità della professione che passa attraverso vari strumenti, però è ovvio che la giustizia è come se fosse uno sgabello con tre gambe, la magistratura, c'è anche l'avvocatura, e se ne manca una cade lo sgabello. Ho visto forse negli anni venire meno forse un po' anche il senso stesso della professione, la professione che deve avere sempre, richiede una fortissima competenza ma anche una grandissima dignità, e guardate che la dignità passa attraverso anche la dignità del reddito, perché se si deve cercare a tutti i costi la causetta rischi di far del male al cliente, al controparte e allo stesso sistema. Quindi tutto il tema dell'equo compenso, delicatissimo, che abbiamo affrontato anche nell'ultima legislatura, è un altro tema da riprendere in mano. Io vado semplicemente a chiudere. Come si diceva, la riforma della giustizia non può essere a costo zero. E lei, Ministro, ha l'esperienza e il carattere per non avere bisogno della politica. E forse è la politica che ha bisogno di lei. Non sarà facile fare attuare anche solo un terzo di quello che lei ha programmato, perché la giustizia è sempre stata molto delicata. È molto delicata perché una vera riforma non necessita, anzi è quasi nefasta, entrare a gamba tesa oppure utilizzare delle soluzioni demagogiche. Occorre per questi interventi, occorre non solo il Parlamento, occorre veramente creare delle condizioni all'interno della struttura, quindi con una grande opera di connessione, di relazione, per riuscire a elaborare quelle che sono veramente le tematiche. Noi, comunque, come gruppo anche della Lega qui in Parlamento, saremo sempre della sua parte. Grazie, senatrice Stefani. La parola alla senatrice Rossomando. Grazie, Presidente. Grazie, signor Ministro, anche per essere voluto ritornare per il prosieguo di questa discussione, quindi anche insomma per un'interlocuzione approfondita con la Commissione, maggioranza e opposizione. Vorrei porle tre questioni. La prima, per la prima volta, diciamo, credo nella storia vorrei dire dall'Unità d'Italia, ma mi fermerei alla Costituzione Repubblicana, noi abbiamo una quantità di risorse che possiamo impiegare sul comparto giustizia, cioè oltre 3 miliardi, come sappiamo, e quindi questa è una grande opportunità. Il problema ovviamente non è indifferente come vengono impiegate queste risorse e che tipo di progettualità e attrezzatura, non soltanto diciamo così nella predisposizione di progetti e programmi dal Ministero, ma a ricaduta sui vari uffici giudiziari si pensa di mettere in campo. Noi abbiamo messo in campo 3 importanti riforme, cosiddette riforme Cartabia, su cui Parlamento
in modo molto molto condiviso è stato impegnato. Io non mi stancherò mai di ripetere che questa condivisione è un elemento di grande ricchezza quando si vanno a toccare punti nevralgici del funzionamento dello Stato, dei rapporti istituzionali. Ora la questione è come dal punto di vista organizzativo lo si affronta. Ci vuole modernità, visione, ma un grande lavoro. E quindi intanto le dico che da parte nostra, abbiamo già detto pubblicamente, noi chiediamo al governo, in questo caso al ministro competente, diciamo che noi siamo disponibili a misure organizzative, interventi organizzativi condivisi e discussi, individuando canali preferenziali nell'iter parlamentare. Quindi noi le chiediamo, signor ministro, quali misure intende mettere in campo per dare questa, diciamo, corsia preferenziale, perché hanno bisogno non solo di essere attuate, ma anche di proprio dare gambe a questo, con grande innovazione, perché altrimenti queste risorse possono essere pochissime se non c'è una grande innovazione. C'è da completare la digitalizzazione, ma soprattutto immaginare un'organizzazione a misura di queste innovazioni legislative e tecniche. E su questo punto, chiudo su questo punto, c'è anche un tema fondamentale. Noi l'abbiamo visto quando, con diversi mezzi, in alcune, diciamo, uffici giudiziari, per esempio quello da cui vengo io, diciamo ormai è una cosa che appartiene un po' più al passato, però il famoso metodo Barbuto, che tra le varie questioni che conosciamo tutti, adesso mi interessa concentrarmi su una, diciamo, che non è residuale, cioè il coinvolgimento di chi poi le deve applicare queste riforme, perché se non c'è il coinvolgimento, la partecipazione, c'è la resistenza, che sappiamo benissimo, sia a partire da chi dirige per arrivare anche al personale. E questo, secondo me, è un aspetto che va, come dire, pensato, programmato e messo in campo. Seconda questione, su un punto che sta molto a cuore a noi, che è centrale nella riforma del processo penale, per la questione dei tempi e per l'impronta che è stata data, cioè carcere estrema ratio, ma soprattutto differenziare la risposta di giustizia a seconda della domanda, quindi parlo delle misure alternative. Su questo so che tocco un argomento sul quale c'è una sua sensibilità, perché si è speso con parole che hanno comunque suscitato un'attenzione e un dibattito anche nell'opposizione. Allora, c'è una questione concreta. È evidente che l'UEP, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che già era molto assunto molta importanza in questi anni, sappiamo chi frequenta gli uffici digitali, per esempio sulla messa alla prova, quanto può funzionare o non funzionare. In alcune città, a Torino per esempio, funziona abbastanza bene, ma anche perché lo stesso tribunale ha creato degli uffici appositi di contatto, però c'è il tema della mancanza di personale. Chiaramente con questo grande, diciamo, investimento che c'è nella riforma del processo penale, il bisogno sarà sempre maggiore. Il governo Draghi aveva approvato un decreto in cui erano previste 1000 assunzioni aggiuntive negli uffici dell'UEPE. Allora, non so se può rispondermi oggi, ma le consegnerei questo tema per sapere se effettivamente queste 1000 assunzioni sono, come dire, state attuate o no. E poi vedo che, lo dico senza polemica, perché ovviamente non su tutte le questioni, diciamo così, sarei d'accordo, ma avremo molto tempo e molto modo di confrontarci nei prossimi mesi. Lei vuole giustamente, come penso sia legittimo per chiunque ricopra questo ruolo, avere, come dire, riformare. Bene, la grande riforma incompiuta che non c'è, perché le altre le abbiamo fatte, possono piacere o non piacere, ma si sono fatti dei grossi passi avanti, la riforma dell'ordinamento penitenziario, che era iniziata, c'era stato un grande lavoro nel 2017, sul quale ovviamente si può essere d'accordo o no, ma di fatto era iniziata, e poi per n motivi è la grande riforma incompiuta, è una di quelle che non ci sono. E, dato che ho visto che le ha speso parole su questo tema, però non mi pare di aver sentito parole di una riforma dell'ordinamento penitenziario. È un qualcosa a cui lei sta pensando, ritiene
di potersi pensare, perché su questo per esempio l'opposizione sarebbe assolutamente disponibile e molto attenta a essere al suo fianco qualora lei avesse il coraggio, perché una riforma non popolare che non porta consenso, non porta voti, come peraltro la cultura garantista storicamente intesa non è una cultura che porta consenso in genere, e diciamo che da questa parte ci sono molti avvocati, diciamo che agli avvocati piace anche compiacersi della loro solitudine, diciamo così, nella professione, perché si sa che l'avvocato difende, diciamo, anche il mostro di fronte, e questo è un motivo, diciamo, di orgoglio per la professione. Quindi anche questo tipo di interventi sono interventi in solitudine, ma di grande importanza civiltà, e poi hanno anche delle ricadute dal punto di vista dell'utilità molto importanti. Due battute finali, perché so che il Presidente già molto benevolmente mi sta concedendo molto tempo. Una è la questione del gratuito patrocinio, visto che anche la collega Stefani ha toccato la questione degli avvocati. Anche qui siamo sempre molto arrancanti, perché sempre molto, troppo poco le risorse che vengono dedicate a un qualcosa che riguarda molti giovani professionalmente, ma che riguarda il diritto di difesa, perché se non viene garantita la difesa viene sminuita la difesa stessa nel processo. E da questo punto di vista, per esempio, oltre alla questione dell'avvocato in Costituzione, una delle nostre proposte è quella di applicare l'articolo 106 della Costituzione, eventualmente anche ampliandone la portata, cioè il fatto che gli avvocati possano partecipare alla giurisdizione. Diciamo che noi, più che chiudere, diciamo, dei recinti, la prendiamo dal lato opposto, ma anche di questo avremo modo di parlare, cioè aprire i recinti, circolarità delle esperienze, grande comunicazione, perché pensiamo che il problema a volte sia l'autoreferenzialità e la chiusura del sistema. Ultima questione le chiedo, avremo anche qui modo di confrontarci molto, la Presidente Buongiorno ha voluto incardinare proprio in questa commissione un'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, ne parleremo non so se già oggi, poi sul perimetro, sulle varie questioni. E la prima domanda, ma e lei era a conoscenza dell'emendamento che il governo ha presentato alla legge di stabilità su un tema molto specifico, non solo intercettazioni preventive, che già sono un tema specifico, ma quelle che appunto riguardano l'attività dei servizi segreti, con intervento molto tecnico che richiede una valutazione molto attenta, una ponderazione molto attenta, che al di là dell'effetto, diciamo, strettamente tecnico della norma, quanto sta nel 226, quanto si riferisce all'articolo 6-7, quanto spazio viene dato al procuratore generale, che non è più quello di prima, di valutazione, quindi autorità giudiziaria, che comunque è una garanzia rispetto alla segretezza di una serie di attività. Tutto questo si può discutere molto, ma proprio questo tipo di delicatezza rimanda a un quadro generale di garanzie, di equilibrio tra le esigenze investigative di un certo tipo, tra la tutela dei cittadini, non ultimo la dilatazione dei tempi per cui questo materiale può rimanere nelle mani non dell'autorità giudiziaria, ma lì per addirittura fino a 6 mesi senza nessun controllo, proprio perché è un tema molto delicato, che è stato inserito con un emendamento nottetempo, la legge di stabilità che richiede tempi totalmente diversi. Il Ministro della Giustizia era a conoscenza di questa iniziativa e in ogni caso non ritiene che, al di là di come la pensiamo, sarà argomento di confronto, sia un tema così delicato che meriterebbe di essere trattato diversamente? Avremo modo di discutere, so che lei ha citato più volte le intercettazioni preventive, la cosa, come dire, un po' mi stupisce se parliamo di garanzie per i cittadini, ma penso che avremo modo di dibatterne a lungo in molte sedi. Grazie per l'attenzione. Grazie, senatrice Rossomando.
Sì, ne avremo modo anche perché grazie all'indagine conoscitiva possiamo approfondire vari aspetti. Allora, abbiamo ancora l'intervento per domande del senatore Rastrelli. Sì, grazie Presidente. Ministro, mi consenta, anche io mi associo ai ringraziamenti dei colleghi per la sua presenza, ancorché la presentazione delle linee guida del Ministro sia atto dovuto. Le siamo riconoscenti per la grande sensibilità e disponibilità istituzionale nel nell'aver voluto questo momento di confronto. Io sarò essenziale perché noi siamo molto convinti delle linee guida che lei ha già presentato e siamo soprattutto consapevoli della necessità che il sistema giustizia abbia necessità di una riforma assolutamente profonda, soprattutto nel tentativo di avvicinare la giustizia a cittadini da un lato, soprattutto sotto il versante penale, e a imprese dall'altro, sotto il versante della riforma della giustizia civile, in un momento particolarissimo in cui la considerazione anche popolare nei confronti di chi amministra la giustizia dopo lo scempio delle dinamiche del cosiddetto scandalo Palamara hanno palesato, come dire, il tipo di invasività correntizia all'interno della struttura di amministrazione della cosa pubblica. Quindi i chiarimenti che volevo chiederle, approfittando della sua presenza preziosa. Un primo tema che a nostro avviso è dirimente, che è quello della obbligatorietà dell'azione penale, che è un tema che si è proposto da sempre nel momento in cui è stato varato il nostro, soprattutto da quando è stato varato il nostro nuovo codice di procedura penale, perché in qualche modo interseca in sé principi costituzionali, esigenze di celerità, scelte politiche e soprattutto possibilità di affrontare i carichi a cui sono sottoposti i tribunali, comprendere nel momento stesso in cui lei ha denunciato che talvolta questo principio nasconde il libero arbitrio da parte delle procure, attraverso quali strumenti ella immagina e il suo ministero immagina di disciplinare poi l'accesso a una forma più libera, più discrezionale nell'esercizio dell'azione penale. La seconda, che è stata già trattata anche dall'intervento dei colleghi, che riguarda la riforma Cartabia. Noi abbiamo da pochissimo in aula approvato il disegno legge di conversione che adesso passerà alla Camera con il differimento dell'entrata in vigore della legge Cartabia. A noi appare che questa riforma sia in qualche modo meno garantista rispetto alle linee guida che lei ha proposto, sia più tecnica e meno politica e soprattutto richieda ancora tutta una serie di correttivi al di là di quelli evidentemente necessari e urgenti che hanno reso necessario il decreto legge da parte del governo. Allora chiederle se dobbiamo immaginare che ci possa essere un intervento riformatore su iniziativa del governo anche in punto di struttura generale della riforma. Grazie. Grazie senatore Rastrelli. La parola per intervento al senatore Verini. Grazie Presidente, grazie Ministro per essere tornato qui. Nelle sue esposizioni alle commissioni e in qualche intervista lei più volte ha condannato il gravissimo fenomeno delle cosiddette gogne mediatiche. Nella scorsa legislatura, recependo la direttiva europea sulla presunzione di non colpevolezza, il Parlamento ha posto un argine forte, a mio parere fin troppo forte, su questo. In una recente intervista al Messaggero, tuttavia, lei ha testualmente affermato che fino a poco tempo fa il pendolo, così lo definiva, andava verso una forsennata divulgazione e quindi verso le gogne mediatiche.
ma che oggi il pendolo è troppo sbilanciato al contrario, cioè si colpisce la libertà di informazione, che è un altro presidio fondamentale, costituzionale, non solo per i giornalisti che ci lavorano, ma anche per il cittadino che ha diritto ad essere informato. Ecco, non pensa quindi che il recente voto, o meglio, le motivazioni che alcuni dei proponenti del recente voto alla Camera sulle ispezioni per l'applicazione di queste norme possa, almeno secondo i proponenti, colpire ancora di più la libertà di informazione? Che intende fare per evitare questo rischio e per rimettere il pendolo, come lei ha auspicato, nella giusta distanza tra le due esigenze, difesa della privacy, evitare le gogne mediatiche e tutelare la libertà di informazione? Seconda domanda. Lei nella sua vita professionale e in questo ruolo è, come dire, ontologicamente, oltre che personalmente, un tutore della legalità, del rispetto delle leggi. La domanda allora è questa. Come fa il Ministro della Giustizia, al di là della persona Nordio, come fa ad approvare o sostenere una riforma, per esempio, del codice degli appalti, che rischia, allentando in maniera pesante barriere contro i subappalti, rischia e che fa coincidere controllati e controllori, che mette in discussione la sicurezza sul lavoro e che può favorire la penetrazione della criminalità organizzata negli appalti? Ecco, come fa il Ministero della Giustizia ad approvare una riforma di questo tipo? La mia opinione è che la velocità necessaria debba assolutamente intrecciarsi con la trasparenza e la legalità, se no il pendolo appunto si sbilancia a volte da una parte, a volte dall'altra. Infine, Ministro, la senatrice Rossomando ha già detto in generale, con parole molto chiare, sul tema delle carceri. Ecco, io le pongo un problema specifico. Avete bocciato come governo e come maggioranza gli emendamenti del PD che erano contenuti nel cosiddetto decreto Rave, che prorogavano la possibilità per i detenuti che già erano in semilibertà e che quindi erano già avviati, o meglio protagonisti di percorsi di recupero, reinserimento, riabilitazione, detenuti in semilibertà che avevano appunto la possibilità di non tornare a dormire in carcere. Era un provvedimento, come noto, che era stato adottato da governi precedenti in occasione del Covid per evitare che, tornando a dormire, rischiassero di contagiare i detenuti che non erano in semilibertà. E dava anche un colpo al sovraffollamento, oltre che ai rischi di contagio. Un anno fa, con il cosiddetto mille proroghe, noi prorogammo questa possibilità al 31 dicembre di quest'anno. Mancano pochi giorni, il provvedimento scade, i nostri emendamenti sono stati bocciati. La mia allora è una domanda appello. Si può, lo dico veramente al di là di ogni ruolo da opposizione o maggioranza, sono alcune centinaia di persone. Riportarle a dormire in carcere, oltre che dare un contributo negativo alla battaglia contro il sovraffollamento, mi pare un gesto crudele. Sono persone che non hanno violato alcuna norma, nessun magistrato di sorveglianza ha revocato questi permessi. Non pensa, e noi saremo al suo fianco, di poter inserire in qualche provvedimento immediato questa, per evitare che dal 1 gennaio tornino? Questo mi appello, e chiudo, anche a quella, Anna Rossomando faceva riferimento a quella nobile solitudine dell'avvocato, della professione forense, del garantismo, e ha detto parole giuste. Voglio dire, lo dico con una battuta, che questa nobile solitudine gli avvocati non la corrono qui in Parlamento. Io non ho ancora fatto il calcolo di questa legislatura, ma nella precedente c'erano 141 avvocati e solo 3 magistrati o ex magistrati. Grazie senatore Verini. Allora, io avrei iscritto a parlare il senatore Rapani. Non essendo presente, io devo intendere che sia una rinuncia. Treno bloccato da animali sui binari. Ho capito, però non posso fare nulla. Grazie. Io sono disposto a rinunciare anche una terza volta. Per il senatore Rapani addirittura, vabbè.
No, vabbè. No. No, allora guardate, ci saranno. Scusate, allora. Ovviamente ci saranno sicuramente altre occasioni, perché credo che il ministro Nordio più volte abbia dato dimostrazione del fatto che si vuole confrontare col Parlamento, non fa parte credo di quei ministri che si chiudono nel proprio ministero, però io per ragioni di regolamento devo assolutamente andare avanti, quindi non posso rinviare ulteriormente, quindi darei la parola al ministro per rispondere. Ovviamente il ministro la pregherei di rispondere anche alle domande della scorsa. Ma perché non la pone lei così? Perché siamo. No, perché poi ho capito. Ma poi qual era questa domanda così spettacolare? Allora aspettiamo, va bene, do qualche minuto di sospensione per questa domanda. No, gliela manda per la segreteria successivamente. Beh, si sentono al telefono, sì. Va bene, d'accordo. Allora prego, ministro. Innanzitutto vi ringrazio per la cortesia, mi scuso per questa voce roca che dipende da un raffreddore ormai ultramensile. Vi ringrazio anche perché oggi ho notato, e me ne rallegro, un'atmosfera più tecnica, più tranquilla e più collaborativa, c'era anche l'altra volta, ma che non ho ritrovato in alcuni giornali in questi momenti. Qualcuno mi ha anche dato lezione di liberalismo dicendo che le mie riforme non erano liberali. Vorrei solo far presente, è odioso parlare di se stessi, come ha detto Pascal, però io ero iscritto al Partito Liberale nel 1964, quando avevo 15 anni, e mi sono dimesso dalla fondazione Einaudi, che è il tempio del liberalismo, quando sono stato eletto in Parlamento. Quindi se c'è una lezione che non credo mi possa essere impartita è quella di liberalismo. D'altro canto, le riforme che avevo annunciato l'altra volta, dalla separazione delle carriere alla discrezionalità dell'azione penale, alla differenza tra il giudice del fatto e del diritto, alla limitazione dei poteri del pubblico ministero, beh, sono tipiche dei governi liberali, a meno che non mi si dica che il Regno Unito, gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Australia, il Sudafrica sono illiberali. Vi ringrazio dunque perché oggi almeno questo argomento non è stato affrontato e sembra superato. Per quanto riguarda, tornando indietro, la domanda a cui non avevo risposto era del collega Scalfarotto, che peraltro ha fatto una sorta di panegirico di quello che io ho detto, quindi non sono state domande molto polemiche o imbarazzanti. Posso dire, ho sottolineato che le richieste dell'ANCI, cui è stato fatto accenno, sono state attentamente ascoltate, ed è intenzione di questo governo, di questo ministro, ma ovviamente poi del governo, come abbiamo detto varie volte, di rivedere completamente quelli che sono i reati contro la pubblica amministrazione che ispirano la cosiddetta paura della firma. Le opzioni riguardano essenzialmente l'abuso di ufficio e il traffico di influenze. Poi si può andare dalla abrogazione di uno o di entrambi i reati fino alla rimodulazione integrale degli stessi. Questo sarà oggetto di confronto e sarà oggetto ovviamente poi di dibattito parlamentare. Per quanto riguarda gli errori giudiziari, qui ha fatto sempre riferimento l'onorevole Scalfarotto, volevo solo dire che è stato aumentato proprio di recente un fondo di 7 milioni per gli assolti. Non sarà granché, però dà un segnale di attenzione dello Stato verso la situazione di chi ha subito ingiustamente un processo. Se dovessi dire come la penso, ma qui parlo come Carlo Nordio, ex editorialista, ma ora politico che non può certo su questo impegnare il governo,
ho sempre pensato che, almeno in certi casi, lo Stato debba tenere indenne l'imputato assolto, magari con formula piena, dalle spese legali. Sicuramente questo postula una serie di risorse che magari al momento non ci sono, ma in prospettiva questo secondo me sarebbe un segno di civiltà. Poi lei ha parlato di 9 milioni e mezzo di tagli sull'amministrazione penitenziaria. Abbiamo posto rimedio, nel senso che attraverso una serie di attività in extremis abbiamo addirittura aumentato questi fondi. Nella legge di bilancio sono previste 800 persone di più al DOG da assumere, vi sono 1000 persone da assumere al DAP con una spesa di circa 50 milioni di euro. Nel fondo assolti ho già parlato. Queste cifre, come potete immaginare, visto che siamo in limine mortis o vitae, sono cifre arrivate all'ultimo minuto, possono essere suscettibili di qualche variazione, però sicuramente ci sono e sono state strappate con le unghie e con i denti da una situazione che, come sapete, è da un punto di vista finanziario estremamente delicata. Il terzo intervento, sempre dell'altra volta, che era il collega Zanettin, era limitato alla inappellabilità da parte del PM delle sentenze di proscioglimento. Oggi il senatore non c'è, è una vecchia questione. Personalmente sono convintissimo che sia necessario riformare completamente questa disciplina e sia necessario ritornare a quella che era stata la famosa legge Pecorella, che peraltro è stata poi dichiarata incostituzionale dalla Corte. Naturalmente una legge in questo senso va rimodulata per evitare una nuova pronunzia, però sono intervenuti dei fatti nuovi. Per esempio è intervenuto il fatto che oggi vige il principio che una persona non può essere condannata se non vi sono prove al di là di ogni ragionevole dubbio. Ora la domanda è: come si può condannare una persona quando un giudice precedente ha dubitato al punto da assolvere? Rinviata al giudizio, non può essere rinviata al giudizio. No, ha detto condannata. Sì, certo, rinviata al giudizio, però in prospettiva anche condannata. Sì, certo. Quindi sì, ho saltato un passaggio, ma se si rinvia al giudizio magari perché il pubblico ministero chiede e magari ottiene la condanna. Quindi o il giudice precedente era irragionevole, oppure quindi dovrebbe essere quantomeno cacciato dalla magistratura, oppure è sbagliata la norma. In realtà la perversione, parlo di perversione in senso latino, cioè di deviazione peggiore, è che noi assistiamo al paradosso che una sentenza può essere riformata in peius con un procedimento puramente cartaceo di brevissima durata che può modificare e spedire all'ergastolo una persona che sia stata assolta dopo anni e anni di dibattimento in corte d'assise. Tutto questo è irrazionale. Non che nel processo accusatorio anglosassone, ripeto sempre la stessa manfrina, noi abbiamo adottato un processo Vassalli che non può ma continuare ad essere una Ferrari col motore della 500. O torniamo al vecchio codice Rocco, che non andava tanto male, oppure portiamo a compimento la riforma Vassalli e accettiamo tutti i principi con i quali il codice accusatorio funziona là dove è stato creato e dove prospera da secoli. E tra questa c'è la impossibilità del PM, del prosecutor, di impugnare la sentenza, salvo, attenzione, e questo lo ripeto, salvo che intervengano nuove prove o che comunque il processo vada rifatto. Questa può essere una soluzione, cioè una persona può essere assolta ma su impugnazione del pubblico ministero, magari perché sono sopravvenute nuove prove o per vizi di motivazione, il processo va rifatto da capo. Ma non è ammissibile, non è razionale che sulla base puramente cartacea di volumi e volumi
stereotipati, come si dice, una persona venga condannata all'ergastolo dopo che una corte d'assise, nella oralità del dibattimento, dopo aver visto, esaminato, intuito, scrinato questi testimoni, abbia assolto quell'imputato. Quindi sotto questo profilo, collega Zanetti, non c'è, ma io sono in questo senso assolutamente d'accordo. Il collega Bazoli l'altra volta ha parlato di temperamento dell'obbligatorietà dell'azione penale. Naturalmente, vedete, ho segnato i punti più importanti perché altrimenti non finiremo questa sera. Temperamento dell'obbligatorietà dell'azione penale anche con la trasformazione di molti reati a querela, e questo è stato fatto e noi concordiamo su questo. E poi, cito testualmente, lei mi ha detto, ha parlato di riforme di sistema e ha fatto un cenno a una cosa che a noi sta a cuore, cioè l'introduzione dell'alta corte per i ricorsi disciplinari e i ricorsi sulle promozioni, sugli avanzamenti di carriera dei magistrati. Noi riteniamo che sarebbe una cosa molto opportuna e oggetto di una nostra proposta di riforma costituzionale, e la domanda che le faccio è se lei, eccetera, eccetera, sia d'accordo. Qui ho una risposta molto secca, sì, sono perfettamente d'accordo. Era già stata proposta 25 anni fa, io sono abbastanza âgé per ricordarmelo, dalla bicamerale che allora era presieduta dall'onorevole D'Alema, e per me è una riforma corretta. Aggiungo che sappiamo tutti, ed è inutile nasconderselo, lo disse quando io lo scrissi le prime volte 20 e passa anni fa, ebbi poco dopo l'orgoglio di vedere che un giudice, un collega che magari non aveva le mie stesse idee ideologiche, anzi le aveva diverse, ma era una grandissima personalità etica e professionale, il dottor Michele Coiro, disse anche lui apertamente che ormai l'azione penale era una vuota astrazione metafisica. Tutti sanno che è una discrezionalità che si trasforma in arbitrio. Il PM prende i fascicoli quando vuole e come vuole, magari, attenzione, non dico mica per ragioni callidamente di strumentalizzazione politica, molto spesso, e nessuno lo dice, per ragioni molto più banali e meccaniche, Benedetto Croce direbbe banausiche. Perché? Perché li prende nell'ultimo mese dell'anno per aumentare la statistica, tira fuori dagli armadi una cinquantina di processi da poco, e così aumenta questa percentuale di processi compiuti. Queste cose la gente non le sa, ma 40 anni di Procura della Repubblica, alzi la mano chi è in grado di smentirmi. Quindi è un arbitrio assoluto. Allora, una discrezionalità vincolata, cosa vuol dire discrezionalità vincolata? Vuol dire che, come accadeva una volta per l'editto pretorio, va data una priorità ai reati da perseguire. E perché va data? Perché vi è una incompatibilità insormontabile tra risorse disponibili e fini da raggiungere. Cioè abbiamo una marea di reati, abbiamo molti di questi reati anche bagatellari, abbiamo l'obbligatorietà dell'azione penale, abbiamo una struttura edilizia di risorse umane, di risorse finanziarie, che non consente di farli tutti, e quindi l'arbitrio viene lasciato ai pubblici ministeri, alle singole procure o anche al CSM, che però non ha nessuna responsabilità e non ha nessun criterio di valutazione che non sia quello della autoreferenzialità. E questo è inammissibile, perché almeno se noi devolvessimo a un'alta Camera del Parlamento, o magari a un'alta Camera di membri eletti dal Parlamento, tra persone di specchiata professionalità, parliamo ex presidenti della Corte Costituzionale, parliamo ex presidenti del Consiglio di Stato, del CSM, quello che vogliamo, lasciassimo a loro ogni anno di proporre al Parlamento una sorta di editto pretorio sulla precedenza da dare a questi reati,
Questo non significa porre il PM sotto l'esecutivo, cosa che per me, lo ripeto l'ennesima volta, suona come una bestemmia. Significa rendere trasparente, e prima il termine trasparente è stato citato varie volte, quello che è il criterio di priorità. Ma almeno in questo caso ci sarà una responsabilità, perché se un domani questa priorità non fosse accettata dai cittadini, che dicono perché avete dato la priorità ai reati di rapina e di furto piuttosto che a quelli sessuali o a quelli di frode dei colletti bianchi, bene, cambia il Parlamento e si cambiano i criteri, cioè almeno una responsabilità politica o una responsabilità, visto che la sovranità appartiene al popolo, esiste, ma non è più quell'arbitrio assoluto e non giustificato che tocca, che spetta, aspettava la magistratura. Collega Mazzoni ancora ha parlato dei tagli della legge bilancio della polizia penitenziaria, qui ho già risposto, ripeto le cifre, ci sono stati veramente strappati all'ultimo momento queste risorse che ho citato prima. Benvenuto al collega Zanettin, ho già risposto che sono favorevolissimo al principio della inappellabilità delle sentenze di assoluzione da parte del PM, salvo alcuni casi di nuove prove in cui il processo però debba essere allora rifatto e non essere concludersi sulla base del mero agglomerato cartaceo del processo di primo grado. Va rifatto come va rifatto negli ordinamenti accusatori, dove il liberalismo è nato, in Inghilterra, che cioè Regno Unito, Stati Uniti d'America, l'ho già detto, bla bla bla. Il collega Potenti l'altra volta, dopo aver anche, e lo ringrazio, parlato bene della mia cosa, ha parlato del taglio delle sezioni staccate dei tribunali. Su questo abbiamo già provveduto per nei due casi del terremoto di Ischia. È un problema estremamente complesso, sapete che ogni volta che si tocca una circoscrizione giudiziaria si scatenano, qui vale il detto di Senofane, che qualche volta ripeto anche a fine della noia, che i traci dipingono gli dèi, dipingevano gli dèi con gli occhi azzurri e i capelli rossi, mentre gli africani dipingevano gli dèi con i capelli neri e gli occhi scuri. E che se un triangolo potesse immaginare Dio lo disegnerebbe come un triangolo. Questo cosa vuol dire? Che ognuno vede le cose attraverso la lente dei suoi pregiudizi e dei suoi interessi, per cui è naturale che gli avvocati che sono nelle piccole circoscrizioni oppongano resistenza. È un problema squisitamente politico e quindi lo vedremo, ecco, quindi questo non saprei cosa dire. Arrivando ad oggi, la collega Stefani, che ringrazio perché ha toccato finalmente l'aspetto del diritto civile, io avevo dedicato le prime 8 pagine del mio intervento sulla riforma del diritto civile, del processo civile. Ho detto e ripetuto in tutte le maniere possibili, a costo di eccedere in protagonismo, l'ho detto anche all'ANM, che in questo momento il primo, il secondo, il terzo attimo di emergenza è quello che riguarda l'impatto che la giustizia può avere sull'economia. Perché in questo momento l'economia è la criticità più grave del nostro paese e quindi noi dobbiamo concentrarci su quella parte che, almeno settorialmente, la giustizia può avere un risvolto positivo. Ho detto che la lentezza della nostra giustizia essenzialmente civile ci costa 2 punti di PIL, ho anche detto che problemi divisivi come la separazione delle carriere, in cui io credo fermissimamente e dove non faccio un passo indietro, però richiede una revisione costituzionale e quindi sarà lunga e quindi non è la priorità oggi, tanto per intendersi che domani non si dica Nordi ha fatto un passo indietro, no, ma ci sono delle priorità. Oggi, e ringrazio la collega Stefani, la priorità, queste riforme andranno in parallelo, ma la priorità riguarda effettivamente il riordino della giustizia civile. Noi stiamo lavorando sulla volontaria giurisdizione, ma soprattutto stiamo lavorando
Poi sull'equo compenso vorrei passare la parola, con il suo consenso, al collega Sisto, perché se ne è occupato personalmente e a fondo, ma vorrei dire che noi stiamo con una cosa in questa sede. Ah, non si può. Non possiamo far intervenire i sottosegretari. Chiedo scusa. È proprio un problema regolamentare. In esperienza. Poi avremo modo in tante occasioni. In esperienza di neofita, chiedo scusa. Prego. Allora, vabbè, comunque ne parlerò. Allora, per quanto riguarda la digitalizzazione, noi abbiamo un programma che è a dir poco rivoluzionario. Abbiamo già iniziato con dei gruppi di lavoro già attuati tutta una serie non solo di digitalizzazioni e di informatizzazioni, ma noi abbiamo già iniziato a monitorare, soprattutto per i processi civili, le differenti durate dei processi e dei rispettivi esiti nei vari uffici giudiziari, ovviamente a parità di risorse e a parità di contenzioso, perché dobbiamo aggregare dei dati omogenei, e lo faremo con frequenza quindicinale. Aggiungo, e l'ho detto l'altro giorno ma anche qui, che secondo me l'attività ispettiva del Ministero, al di là del fatto, e lo ripeto, non si dica anche qui che ho cambiato idea, che vi saranno delle ispezioni rigorosissime e immediate quando vi fossero, e spero che non vi siano, violazioni di norme da parte dei magistrati, l'attività preminente dell'ispettorato non deve essere quello di fare il poliziotto, di fare il carabiniere o di fare il censore. Deve essere quella di ausilio, di aiuto. Cioè noi vorremmo che i nostri ispettori andassero nei vari uffici e vedessero perché a parità di risorse questo funziona di più e questo funziona di meno. Uno dirà perché di là c'era Barbuto, è stato citato prima giustamente, Barbuto è stato un genio, uno dei primi geni dell'organizzazione. Posso assicurare che il mio capo gabinetto, il dottor Rizzo, che è una macchina da guerra su questo, è stato premiato come presidente del tribunale più efficace, più efficiente d'Italia, proprio per quanto riguarda la razionalizzazione delle distribuzioni di compiti, della digitalizzazione, dell'informatizzazione. E quindi su questo profilo rassicuro la collega Stefani, ma rassicuro anche voi, che questa non solo è una priorità, questa è già iniziata. Quindi siamo già, non dico a metà tragitto, ma siamo a un quarto. Per quanto riguarda l'equo compenso, anche questo stiamo lavorando. Volevo dare la parola, ma ripeto, colpa mia, chiedo scusa, neofita di questi regolamenti, perché ne avevamo parlato a lungo, ma effettivamente anche questa è una delle nostre priorità. Questo riguarda tutta una serie di riforme, tra l'altro, che riguarda sia i compensi, questi equi compensi, sia anche la magistratura onoraria, cioè è tutta una revisione di situazioni, potrei dire, irrazionali, nei quali la giustizia funziona attraverso l'impiego di persone che vengono trattate male economicamente e trattate male statutariamente. Questa andrà risolta, prima affrontata e poi risolta, sicuramente in modo globale. La collega Rossomando, la ringrazio per la sua particolare cortesia e la ringrazio anche perché finalmente ho sentito, l'avevo sentito anche altre volte, ma lo risento qui, parole quantomeno... L'opposizione fa e deve fare il suo ruolo, ma quantomeno di possibilità di incontri in alcuni settori. Allora, per quanto riguarda ho già detto prima, la riforma Cartabia, io ho già detto che andava nella giusta direzione e ho già detto che se non ha raggiunto gli obiettivi che per esempio personalmente mi sarebbero piaciuti, questo dipendeva dalla situazione politica, dagli equilibri parlamentari e anche dai tempi, visto che il governo è caduto in anticipo. Però
noi siamo disponibilissimi a confrontarci per rendere, ripeto, più efficiente la giustizia attraverso la, adesso introduco un altro argomento che lei, senatrice, lei collega, ha introdotto, ma è stato introdotto anche da altri, qui devo essere molto delicato, attraverso una possibile rimodulazione delle risorse che ci sono state date dall'Europa. Noi abbiamo dei vincoli perché queste risorse sono, hanno una destinazione obbligatoria. Questo non significa che non si possa provare, si possa tentare, sempre rispettando rigorosissimamente questi limiti, che poi non significa che li vogliamo sforare, ma anche attraverso un rapporto che è già iniziato con il ministro Fitto, tra il ministro Fitto e gli altri colleghi europei, di vedere se sia possibile spostare nell'ambito di queste risorse che sono ingenti alcuni capitoli nei confronti di altri. Questo, se si potesse fare con il consenso dell'Europa, lo ripeto per la centesima volta, senza sforare i vincoli di bilancio, senza vulnerare quelli che sono le direttive dell'Europa, ci consentirebbe, in un tavolo di lavoro allargato che io auspico e che, per il quale le rivolgo i miei ringraziamenti, penso che, si, che sia possibile farlo. La riforma, ho parlato prima di gratuito patrocinio e di avvocati che facciano parte della giurisdizione. Questa è musica per le mie orecchie, collega, perché lei sa che da sempre, quando mi sento opporre da qualche collega pubblico ministero, collega adesso, ex collega, sempre il magistrato, sempre, che la separazione delle, delle carriere urta contro la cultura della giurisdizione, ho sempre opposto l'argomentazione che o la giurisdizione è in senso stretto intesa, cioè ius dicere, e allora riguarda solo il giudice, oppure è la dialettica processuale, allora è un tavolo a tre gambe e deve avere la partecipazione necessaria e nobile dell'avvocatura. Aggiungo tra l'altro che quando io parlo di separazione delle carriere, per esempio nell'ordinamento anglosassone, esattamente in quello americano e in quello del Regno Unito, in realtà semplifico di molto, perché lì, proprio per dare ossequio all'avvocatura, più che essere separate, le carriere sono interscambiabili. L'avvocato diventa giudice, il giudice può fare il pubblico ministero torna a fare l'avvocato, e l'avvocato poi magari va alla Corte Suprema, ma tutto questo senza quegli automatismi di unità dell'ordine di carriera dell'ordine giudiziario che c'è in Italia. E è tutto un sistema di meccanismo, dall'appointment da parte dei governatori o del presidente fino addirittura all'elezione, ma è proprio per dire che avvocato, public prosecutor e judge sono tre gambe dello stesso tavolo e hanno la stessa dignità. Quindi quando lei mi dice, e ne verrà allegro, che l'avvocato deve entrare a pieno titolo nella cosiddetta cultura della giurisdizione, io sono perfettamente d'accordo con lei. Era un po' alternativo alla separazione delle carriere, ma... Vabbè, no, allora, lei ha toccato... Ho ancora tempo, beh sì, ha fatto tante domande. Allora, no, dico siccome l'hanno interrotto. Certo, ma per me... Allora, intercettazioni, lei ha fatto l'ultima. Questo è un terreno minato da tanti equivoci. Allora, l'equivoco però attuale è quello che questo emendamento sulle intercettazioni preventive sia stato rivoluzionario. È esattamente la stessa cosa di prima. Ha aumentato le garanzie perché adesso la motivazione con la quale il procuratore generale, voi sapete, perché
anche se siamo tutti tecnici, esistono tre tipi di intercettazioni: le intercettazioni giudiziali, che è quelle che poi finiscono sui giornali, le intercettazioni preventive fatte dal pubblico ministero senza l'autorizzazione del GIP, che rimangono chiuse a chiave nella cassaforte e che quindi non escono mai sui giornali e non sono mai uscite, quindi sono più garantite delle altre, perché è una balla che siano più garantite le prime perché c'è l'ordinanza del GIP. Al contrario, quando la richiesta di intercettazione del PM arriva al GIP, è già corredata poi alla fine dei brogliacci della polizia, che sono generalmente sbagliati e sono finite sui giornali senza che sia stata attivata quella norma del codice che ne prescrive l'individuazione e la trascrizione sotto forma di una perizia. Old men forget, dice Shakespeare, no? Gli uomini anziani dimenticano, ma io, anche se sono un po' anziano, non ho dimenticato. L'altro giorno un giornalista ha detto che era una specie di Nerone. Questo giornalista è Carlo Bonini. Nel 1996, lo ricordo perché lo lessi all'epoca, io scrissi il mio primo libro esattamente nello stesso anno, riportò un fatto, poi ce ne furono decine, riportò un fatto che fu una vergogna della nostra magistratura. Avevano piazzato una pulce, cioè un'intercettazione ambientale, sotto il tavolino dove si riunivano dei magistrati. Ad un certo punto la cimice si ruppe, o il registratore si ruppe, e allora cosa ha fatto il maresciallo che stava vicino? Si accostò con l'orecchio ai tre che parlavano, trascrisse sul tovagliolo quello che lui aveva ascoltato e contrabbandò questo origliamento e questa trascrizione per una intercettazione. Dice Bonini, questo colloquio avvenne in modo rocambolesco, non più di un minuto. Un primo segmento della conversazione viene infatti solo annotato dal vice ispettore e non ha una controprova magnetica. Questo perché il registratore si era rotto. Un secondo segmento di conversazione è invece integralmente inciso su nastro. Il terzo segmento, della durata di pochi minuti, è esclusivamente annotato dall'ispettore, perché nel frattempo il registratore era stato spento. Dalla comparazione tra gli appunti dell'ispettore e la trascrizione della registrazione non risulta alcun punto di corrispondenza. Questo è del 1997, scritto da un giornalista, bravo peraltro, che ha detto che io sarei un Nerone perché vorrei eliminare questa porcheria. Questa porcheria è continuata, ed è continuata anche dopo la legge Orlando. Basta vedere il sistema Palamara, cosa non è uscito in quelle intercettazioni, di cose che non avevano niente a che fare con l'indagine. Ma aggiungo, cosa non è uscito. Ma voi credete veramente che tutte le intercettazioni del Trojan di Palamara siano state trascritte nella forma della perizia e siano state date a tutte? Sono state selezionate, pilotate, diffuse secondo gli interessi di chi le diffondeva e non sono ancora state tutte rese pubbliche o ascoltate dai difensori o individuate nella forma di perizia, almeno a quanto risulta fino a ieri, perché quel processo sta andando a rilento, non si sa perché, o forse si sa perché sta andando a rilento. Quindi, collega, queste intercettazioni, primo, rispondo, le preventive di oggi non hanno cambiato nulla, hanno solo trasferito un piccolo capitolo di spesa dal Ministero della Giustizia al Ministero dell'Economia, per una ragione molto semplice, che quando le fatture, tra l'altro, attenzione, e le spese maggiori gravavano già prima sul Ministero, non gravavano sulla giustizia, Presidenza del Consiglio attraverso i servizi segreti, vabbè, insomma, non vorrei adesso svelare, ma comunque sono cose note, vi è tutta una catena di montaggio attraverso la quale comunque queste spese di intercettazioni preventive non gravavano sulla giustizia
e sono le spese più grandi, sono spese di noleggio di queste strutture informatiche, a cominciare dal Trojan, che sono delicatissime. Cosa gravava sul Ministero della Giustizia? Gravavano delle cifre misere, poche centinaia di euro, che erano quelle però delle fatture, attenzione, delle fatture che venivano inviate dove erano scritti i tabulati delle intercettazioni. Ora, lasciare nelle mani di questa struttura una serie di dati assolutamente sensibili come quella delle fatture è sembrato, lei ha chiesto se il Ministero della Giustizia ne fosse a conoscenza, certo che ne era a conoscenza, abbiamo fatto la relazione tecnica sulla, un'altra, come la trovo, abbiamo dato il parere favorevole, voglio dire, a questo, poi lo trovo, comunque cioè, dopo ve lo mostro. Comunque eravamo a conoscenza, abbiamo fatto il parere, ma ripeto, non è cambiato nulla. Non so perché la stampa anche qui abbia dato questa enfatizzazione straordinaria, fermo restando che le intercettazioni preventive, che sono diverse tra quelle, eccola qua, che sono diverse tra quelle di polizia e quelle, diciamo, di prevenzione per la sicurezza dello Stato, di cui stiamo parlando oggi, hanno in comune che sono disposte solo dal pubblico ministero e non finiscono sui giornali mai, perché restano nella cassaforte. Aggiungo da ultimo che mentre le preventive normali sono disposte dal procuratore distrettuale, procuratore della Repubblica distrettuale, in quanto magistrato, in quanto pubblico ministero di competenza distrettuale, queste sono disposte dal procuratore generale della Repubblica di Roma come organismo assolutamente indipendente. Ed è quello, guardate, che sta accadendo negli altri paesi. Perché è vero quello che ho detto e continuo a ripetere, che noi facciamo intercettazioni giudiziali 50 volte superiori a quelle degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e degli altri. Ma è anche vero che lì le intercettazioni ci sono, è come se ci sono. Ma le fanno le agenzie indipendenti, e non finiscono mai sui giornali. Questo è il punto fondamentale che vulnera il cittadino. Se una persona viene intercettata e dice male non fare, paura non avere, e quelle cose che dice non finiscono mai in pasto all'opinione pubblica, il danno è zero. Ma poiché, come diceva Richelieu, datemi una lettera e un paio di forbici e io vi farò impiccare l'autore, se lei invece riesce a passare ai giornali queste intercettazioni, magari sapientemente non alterate, magari sezionate, tralasciando alcune frasi e mettendone altre, lei dà un'interpretazione ingannevole. Ecco perché la modifica delle intercettazioni, anche qui sperando in una collaborazione, aggiungo che il ministro Orlando stava già andando nella giusta direzione a suo tempo, in parte si è bloccato, in parte è stato bloccato, in parte comunque non ha raggiunto lo scopo, come si è visto con le intercettazioni di Palamara. Per quanto riguarda il collega Rastrelli, abbiamo parlato... Per favore, prego. Vado veloce, obbligatorietà dell'azione penale... È consustanziale al processo accusatorio, l'ho già parlato prima, ormai è una vuota astrazione metafisica, ho anche indicato come secondo me si dovrebbe provvedere, cioè una camera alta o un alto organismo che desse una priorità a quelli che sono i problemi o comunque le indagini da fare. Poi lei parlava di correttivi alla riforma Cartabia, questo implicherebbe un discorso molto più lungo. Ho già detto però che secondo me la ministra Cartabia, al quale va il mio deferente ringraziamento per il lavoro che ha fatto, è andata nella direzione giusta. Naturalmente non ha potuto raggiungere quegli obiettivi perché la situazione politica non lo consentiva,
gli equilibri politici non la consentivano e noi spingeremo il piede sull'acceleratore. Al collega Verini, last but not least in love, allora è vero che il pendolo, io l'ho detto questo, parliamo dell'informazione, per anni, per decenni, tutti hanno pubblicato tutto, anche le cose più ingiuste, più strane, parliamo di quelle offensive, è vero. È vero che mollato il pendolo è andato dall'altra parte. Le posso dire che ben prima di essere chiamato a questo alto incarico, come editorialista e anche ex magistrato, avevo partecipato a vari colloqui con la stampa e avevo ammesso che effettivamente questa norma era troppo rigorosa. Come si fa a coniugare il diritto sacrosanto all'informazione con il diritto altrettanto sacrosanto disciplinato dall'articolo 15 della Costituzione della riservatezza? Parte ne ho già parlato, i vulnera maggiori arrivano dalle intercettazioni, il secondo vulnus arriva da quel fallimento totale che è il registro degli indagati e dalla conseguente informazione di garanzia, diventata, come si è detto, garanzia di informazione, perché puoi star sicuro che come ti arriva lo finisce sui giornali, che molti di voi sanno che questa informazione di garanzia in 50 anni ha cambiato nome 50 volte, avviso di reato, avviso di reità, avviso di garanzia, informazione di reato, sempre perché si cercava di dare attraverso una soluzione nominalistica un connotato garantista a questo istituto, in modo che la persona sapesse che nei suoi confronti si stava indagando, cosa che non solo non è avvenuta, ma si è rivolta contro. Allora, secondo me, anche qui, lo ripeto, con un tavolo di lavoro senza ideologie preconcette o altro, bisognerà pur prendere atto che non si può più continuare con la delegittimazione dei cittadini fatta attraverso intercettazioni pilotate, divulgate, violazione del segreto istruttorio dell'informazione di garanzia, violazione di tutte le altre che conosciamo, ma non si può neanche impedire ai giornalisti di scrivere quanto sta accadendo in un tribunale, perché altrimenti certi scandali emergerebbero soltanto dopo 20 anni. Ripeto, non è questo il momento, io qualche idea l'avrei, ma insomma, a parte che ne ho già scritto, quindi i miei 25 lettori se vogliono se lo vanno a leggere, ma questo è un problema politico che può avere nel ministro della giustizia un impulso, ma che poi sarà e dovrà essere oggetto di ampio dibattito. Comunque è un problema vero, io la ringrazio di averlo posto, perché è un problema che io ho sentito anche prima come editorialista. Per quanto riguarda il codice degli appalti, qui abbiamo delle idee differenti. Guardi, io sono convinto, come diceva Tacito, corruptissima Repubblica plurime leges, più si fanno leggi più la Repubblica si corrompe, e più la Repubblica si corrompe più sforna leggi. Perché le due cose? Perché più la Repubblica si corrompe più sforna leggi per dimostrare che combatte la corruzione, e invece non la combatte affatto. E più sforna leggi e più si corrompe, perché più leggi ci sono, più si diffondono, si confondono le competenze e si complicano le procedure. Se una persona deve bussare a 100 porte invocando 100 leggi diverse, è molto più facile che una di queste resti chiusa finché non arriva un omino che ti dice che devi andarla a ungere. E se devi invocare 100 leggi avviene la stessa cosa. Quindi secondo me il codice degli appalti sarà oggetto adesso di discussione, anche questo, ma secondo me l'indirizzo, una semplificazione normativa, non significa affatto, se è fatta bene, né un regalo alla mafia né una impunità verso qualsiasi forma di corruzione. Significa semplicemente cercare di individuare le competenze e semplificare le procedure in modo da facilitare i casi in cui potesse esserci stata una porta di cui è stato necessario ungere la serratura. Aggiungo che l'efficacia deterrente delle leggi penali in tema di corruzione è pari a zero,
lo è in tutti i reati, perché nessun reo o nessun potenziale criminale va a compulsare il codice penale per vedere quale sia la pena edittale quando deve commettere un reato, per la semplice ragione che pensa di farla franca, non si pone nemmeno il problema. E però va detto che nella corruzione abbiamo assistito a una proliferazione normativa eccessiva, ha creato nuovi reati, ha inasprito le pene, eppure vedete continua a esserci. Bruxelles insegna, questo sia detto senza polemica perché non mi interessa chi sia stato coinvolto, sono convinto che la corruzione è abbastanza diffusa in modo orizzontale, verticale, nel tempo e nello spazio. E da ultimo lei ha posto il problema delle carceri e della di questa retromarcia che avremmo fatto a causa della reincarcerazione dopo il Covid. Guardi, è stata una misura di pura coerenza, perché se quella liberazione, chiamavano così, era stata determinata dal Covid, ci è sembrato che per coerenza il venir meno del Covid dovesse far venir meno anche la causa, anche la conseguenza che ne era derivata. Ma attenzione, questo non significa affatto che noi stiamo diventando, come si dice, dei carcerocentrici. Anche qui va detto, ne abbiamo parlato anche a livello governativo e si può immaginare che poi ognuno ha sensibilità diversa, però anche al nostro interno abbiamo trovato una fortissima sensibilità verso le misure alternative al carcere, quantomeno per i tossicodipendenti. Guardate, io ho visitato per prima cosa le tre carceri d'Italia, è stata visita pastorale, si chiama Poggio Reale, Roma, e l'altro giorno il Boris Godunov, ho sentito il primo atto a San Vittore. Non so se fosse meglio sentire un atto solo a San Vittore o tutti e due gli atti al palco della Scala, perché il Boris Godunov è un'opera un po' pesantuccia, e quindi, però io l'ho sentito a San Vittore per rendere omaggio alle guardie, alla polizia penitenziaria, e per, diciamo così, manifestare la mia sensibilità al problema. Allora, il 40% dei detenuti è più o meno legata alla tossicodipendenza. Se noi riuscissimo a trovare un sistema per cui il tossicodipendente, che è sicuramente una persona tra virgolette pericolosa, perché ha bisogno di una cifra giornaliera che non è minimamente in grado di assicurarsi con nessuna attività lecita. Ho fatto 40 anni di processi con i tossicodipendenti. Qualche persona ricca ruba in casa, qualche donna si prostituisce, ma la gran parte o spaccia e quindi commette un reato, o ruba e quindi commette un altro. Ma sono tutti reati legati alla tossicodipendenza. Se noi riuscissimo a trovare un sistema che coniugasse l'aspetto afflittivo ed espiatorio, perché è un reato, io l'ho detto ormai, la pena deve essere certa, deve essere eseguita, deve essere proporzionata, attenzione, tutte e tre queste cose. Ma non è detto che sia necessariamente carceraria, soprattutto per i reati che non sono di particolare allarme sociale e che magari sono legati a situazioni come questa. Ci sono delle comunità dove la sicurezza è garantita al massimo. Io ho visitato a suo tempo San Patrignano, voi saprete che San Patrignano addirittura è stato incriminato, il fondatore, perché legava come Ulisse con le sirene con i suoi pazienti, o si dice che li legasse, ma era quella che noi chiamiamo l'actio libera in causa, perché erano gli stessi ragazzi che chiedevano di essere impediti nell'uscire nel momento in cui avessero avuto i sintomi della crisi della tossicodipendenza. Quindi vi sono queste strutture e ve ne sono delle altre che sono una via di mezzo, e poi ho finito e mi scuso, ma le domande erano così tante,
e naturalmente complesse, e io ho cercato nei limiti del possibile di rispondere. Ci sono delle forme, chiamiamole di via di mezzo. Sappiamo che le carceri non sono sufficienti e non lo saranno per i prossimi 10 anni a tenere detenuti tutti quelli che vengono condannati. Anche questa è una astrazione metafisica. Vi sono in Italia decine di caserme che sono state dismesse per la notoria rivoluzione nel sistema di reclutamento militare. Le caserme, per definizione, hanno una struttura che è abbastanza simile e comunque compatibile con quella delle carceri, perché hanno il muro di cinta, hanno le garitte, hanno le baracche interne. Allora, senza ricostruire carceri nuove, che in Italia sono molto difficili per il noto principio del noto buyback, no, l'Italia non è la California dove puoi costruire un carcere in 6 mesi con dei moduli prefabbricati che metti in mezzo al deserto. Qui ci vogliono 10 anni per fare un carcere, se va bene. Se poi le fai a Venezia o a Roma, trovi un coccio etrusco o un coccio veneziano e gli anni diventano 20. Quindi queste ristrutturazioni, che avrebbero costi molto minori, potrebbero essere una soluzione alternativa per quelle figure di reati e direi di non eccessivo allarme sociale, e penso anche a quelli che sono in transito in carcere, perché nella carcerazione preventiva noi abbiamo un sacco di persone. Si chiamano le porte girevoli. Le porte girevoli è un nome che è stato inventato, sembrerebbe, per chi entra in magistratura e poi torna in politica. No, no, la espressione porte girevoli è vecchia di 40 anni e indica le persone che entrano in carcere oggi perché è obbligatorio l'arresto in flagranza ed escono dal carcere domani perché è obbligatoria la liberazione. Anche questa è una delle contraddizioni del nostro sistema. Ecco, mettere insieme carcerazione preventiva con espiazione del reato, anche questa secondo me è una cosa che va rimodulata. Ripeto, non sono cose che si faranno tra oggi e domani, però anche qui ci piacerebbe fare un confronto con le 3 gambe della giurisdizione, quindi con gli avvocati, con i magistrati e naturalmente con tutti noi, opposizione compresa. Grazie. Grazie Ministro per il suo intervento, per essere venuto qui da noi un paio di volte, quindi noi la salutiamo. Grazie a voi.